Mi permetterete di parlare italiano? You will allow me to speak my language. È un grande onore accogliere il Presidente Mattarella oggi qui all'Alto Commissariato, prima visita per la prima volta di un capo di Stato italiano alla nostra sede, e sono fierissimo di riceverlo e di presentargli i colleghi italiani e anche tutti gli altri colleghi che hanno voluto darle il benvenuto, signor Presidente. Sono lietissimo di questa occasione di incontro, ma sono lieto di essere qui per la prima volta come Presidente della Repubblica Italiana, per non soltanto incontrarsi, ascoltare, dialogare, ma per rendere omaggio a quello che qui viene svolto. È un punto cruciale, sempre di più, della vita internazionale, perché è un costante richiamo, sempre più necessario a quanto sembra, alla dimensione umana della convivenza internazionale, agli essenziali, agli elementi essenziali che compongono la comunità umana. Per questo il sostegno all'agenzia, l'apprezzamento per quello che fa è elevatissimo e per quanto mi riguarda è assolutamente pieno. Ed è anche un piacere incontrare, salutare tutti coloro che operano qui in questo segmento fondamentale delle Nazioni Unite, che appunto riguarda però gli aspetti di emergenza costante, che sono quelli che richiamano ai punti fondamentali, ripeto, della dimensione umana. Ma è per me un gran piacere salutare gli italiani e le italiane che lavorano qui. Siete, per quanto riguarda il nostro Paese, una rappresentanza di primissimo livello nella dimensione internazionale. Naturalmente non siete rappresentati l'Italia, ma dell'agenzia, però portate qui anche il contributo del nostro modo di pensare, della civiltà, della volontà di pace, di rispetto della dignità umana. È quello che vi accomuna a tutti gli altri funzionari e dipendenti dell'agenzia, ma è quello che certamente recate qui. E questo è un contributo alla vita internazionale, ma anche al prestigio del nostro Paese. Quindi grazie per quello che fate e auguri i più grandi. Tutto nasce da una mia proposta fatta all'ingegner Salini, il We Build, segnalandogli come questa grossissima azienda fosse impegnata in maniera massiccia in Sicilia con infrastrutture ma anche tecnologie e anche risorse umane. Ho chiesto se poteva aiutare la Sicilia reclutando all'interno della nostra regione manovalanza. Mi è stata data disponibilità, di questo non posso ringraziare l'ingegner Salini. Le condizioni sono quelle di formare questi giovani, perché mi è stato segnalato questo dato che noi conosciamo. Oggi si avvia un percorso, 200 ragazzi verranno selezionati ed avviati alla formazione e quindi all'assunzione. È un primo passo di un lungo passo che prevede nel giro di alcuni anni la selezione e la qualificazione d'assunzione di 6.000 giovani. Questo è un modo di far politica nel quale crediamo, per il quale il partenariato pubblico-privato dà grandi risultati. Domato e rogo nella zona del cimitero di Catania. L'incendio ha divorato una grande quantità di rifiuti e vegetazione spontanea. Il rogo di vaste proporzioni, nel tardo pomeriggio dell'altro ieri, ha interessato una vasta area incolta nei pressi del cimitero di Catania, precisamente tra via Zaccà e via Madonna del Divino Amore. Il rogo è stato visibile a tutta la città, come tanto provinciale dei Vigili del Fuoco. Rende noto che in zona è presente ancora molto fumo e si provvederà con la collaborazione del Comune di Catania ad utilizzare dei mezzi di movimento terra per lo smassamento e il minuto spegnimento dei terreni coinvolti dalle fiamme. L'incendio ha divorato una grande quantità di rifiuti e vegetazione spontanea. Ad operare sono stati i Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania, dei distaccamenti di Acireale di Paternò e dei volontari di Lingua Grossa.
Dei lanci sono stati effettuati dall'elicottero dei vigili del fuoco di Catania. Impegnati nella protezione di spegnimento anche il personale del Corpo Forestale Regionale della Protezione Civile del Comune di Catania con autobotti di supporto. L'incendio è stato spento durante la notte e sono stati salvati un senzatetto e il suo cane. Il grosso incendio di ieri nella zona del cimitero ha messo ancora una volta alla luce come il lavoro dei vigili del fuoco è encomiabile. Senza prevenzione, senza un piano serio di messa in sicurezza del territorio, purtroppo saremo sempre qui a parlare delle solite problematiche. Noi come organizzazione sindacale più volte abbiamo segnalato che c'è una seria difficoltà, qualora ci dovessero essere microemergenze, da poter intervenire in maniera celere. Oggi gli incendi, domani i nubifragi, un territorio molto fragile, quello siciliano, soprattutto quello catanese. Noi come organizzazione sindacale saremo sempre sul pezzo per la tutela e la salvaguardia sia della popolazione che dei vigili del fuoco stessi, ribadendo che vogliamo un contratto serio che preveda una tutela sanitaria completa e che rispetti i vigili del fuoco. Ripeto, quello che è accaduto ieri sicuramente è stato anche per mano umana, anzi sicuramente per mano umana, però la prevenzione deve essere di fondamentale importanza per evitare il propagarsi di fenomeni simili. I carabinieri del Comando Provinciale ed in particolare del Nucleo per l'Ispettorato del Lavoro di Catania hanno posto sotto la loro lente di ingrandimento quattro attività imprenditoriali, al fine di accertare e reprimere le violazioni sulla legislazione sociale e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale contesto, oggetto dei controlli sono stati un bar, un parrucchiere e due cantieri edili, nei quali sono stati trovati complessivamente 12 lavoratori, di cui 4 in nero e 1 irregolare. Durante la prima verifica, i militari dell'arma hanno accertato come il proprietario 46enne di un bar, situato nel centro storico della città di Catania, non avesse sottoposto gli impiegati alla prevista sorveglianza sanitaria. Per tale motivo, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Stessa sorte per un acconciatore di 59 anni con lo studio al confine con il comune di Aci Castello, che non aveva tutelato in tal senso le sue parrucchiere dipendenti. È stata poi la volta degli accertamenti in ambito edile e, in particolare, presso un cantiere di Via Caronda, a Catania, dove i carabinieri hanno trovato materiali posizionati in maniera pericolosa sul ponteggio e aperture sui solai e sulle piattaforme di lavoro, potenzialmente pericolose per gli operai in quanto erano del tutto prive di adeguate protezioni. Anche per questo imprenditore, dunque, una denuncia penale e sanzioni amministrative. Infine l'ispezione presso un cantiere allestito nei pressi di Piazza Stesicoro, predisposto da una ditta di proprietà di un 37enne catanese, ha permesso di verificare, anche in questo caso, come i lavoratori non fossero stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Gli investigatori inoltre hanno scoperto che i due operai presenti lavoravano assolutamente in nero. L'attività in due vani con pavimento a mosaico, un cortile con ali porticate e i resti di un impianto termale. È quanto emerso nell'area archeologica di Alesarconidea, a Tusa, a seguito della conclusione della quinta campagna di scavi condotta dall'Università di Palermo, in collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari e il comune della cittadina in provincia di Messina. L'impianto termale venuto alla luce, ha detto l'assessore ai beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, rappresenta un unicum in Sicilia per il ricchissimo apparato decorativo e per le dimensioni. Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 3 ottobre di Globus Television. Giovedì. Pressione in diminuzione, giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 32 gradi, valori notturni in contenuto aumento. Venti da sud mari. Mar Tirreno da mosso a poco mosso. Mar Ionio molto mosso. Stretto di Sicilia mosso.